310 milioni di chilometri quadrati, una superficie 8 volte superiore a quella della Luna, quasi 4 volte quella di Mercurio e comunque il doppio di tutte le terre emerse. Questa è l'immensa superficie coperta delle acque degli oceani, un vero e proprio pianeta. Era il 24 novembre 1951, quando il comandante della Calypso, Jacques-Yves Cousteau, salpò dalla rada di Tolone per far rotta sul Mar Rosso. Sarà la prima spedizione scientifica durante la quale studiosi e sub cercheranno insieme di far luce su alcuni misteri marini e per far conoscenza delle barriere coralline e dei suoi abitanti. Noi vogliamo rivivere i loro stessi stupori e le loro stesse emozioni nell'incontrare creature decisamente bizzarre e allo stesso tempo meravigliose. Proveremo a trasmettervi le stesse sensazioni, perché siamo certi che in questo pianeta si possa percepire una musica del silenzio. Una musica che solo se sarete pronti ad ascoltare riuscirà a far splendere la vostra anima. Iniziamo a scendere e subito rimaniamo colpiti da una creatura davvero curiosa. Si tratta di un pesce scorpione diavolo, un pesce molto goffo, per niente abile nel nuotare, ma molto astuto ed efficace nel cacciare e nel difendersi. Incuriositi noi, incuriositi loro. Un trigone a macchie blu, con il suo volare, si avvicina per osservarci, ma rimaniamo colpiti da una perchia di sabbia maculata, dall'aria maliziosa, che con un cambio di direzione fulmineo evita lo scontro con il trigone. Sembra volerci condurre chissà dove. Continua a girarci intorno, sbuca da ogni angolo, nuotando fiera e decisa. Si gira, si rigira, ci guarda e come per magia... sparita. Ogni angolo, ogni anfratto offre riparo e protezione a moltissime creature che non hanno nelle proprie difese l'arte del mimetismo. Sicuro invece di questa sua tattica da difesa è il pesce coccodrillo, che si lascia osservare da molto vicino. Come il corpo, anche gli occhi presentano caratteri mimetici, risultando così piuttosto difficili da individuare. Ovunque ci si giri, dando estremo rispetto e cercando di trasmettere tranquillità alle creature che ci circondano, continuiamo a meravigliarci di tanta fantasia nelle forme e nei colori, pesci dipinti da una mano infinita, con immenso senso del giusto, lontana dal nostro agire nell'autodistruggerci. Il malacantide blu, finto pesce pulitore, riconoscibile dall'enorme diversità di grandezza. La cernia del corallo con la sua colorazione a pois violetti. Il malacantide coda a bandiera. Il ghiozzo dardo dalla pinna nera, che sempre gira in coppia sul fondo per nutrirsi di plancton. Assorti dall'atmosfera, avvolti dalla tranquillità, ci godiamo tutte le diversità di questo mare incantato. Il meraviglioso pesce angelo imperatore, dalla livrea meravigliosa e diversa a seconda dell'età. L'ormai conosciutissimo pesce pagliaccio, che stranamente troviamo lontano dalla sua anemone. Sembrano sfilare ad uno come per volersi mostrare e volerci regalare un senso di libertà nell'anima, come questa dolcissima e antichissima tartaruga carretta a carretta, che si lascia trasportare dalla corrente. Il vivere di questi animali, di queste piante, lo si sente nel cuore. L'armonia in cui si mescolano un'infinità di colori è strabiliante e la magia che ti pervade è un'esplosione di gioia. Tutto davvero sembra al posto giusto, tranne forse questo pseudocromide di Friedman, dal colore violetto, che in questo momento si sentirà sicuramente nel posto sbagliato, al momento sbagliato, circondato da bianche Xenia e Pump. Impaurito dalla nostra presenza, inconsapevole però del nostro grande amore,
verso questo pianeta tanto bello quanto misterioso. Custo voleva conoscere le barriere coralline del Mar Rosso. Voleva cinematografare più specie possibili, spinto e affascinato dagli innumerevoli microhabitat che coralli molli, coralli duri, gorgonacei hanno nel contorno della loro esistenza. I primi occhi a documentare quello che vive in questo mare. Jacques-Yves Cousteau, scienziato, oceanografo, inventore, regista e esploratore instancabile degli abissi marini. In una dichiarazione affermò: eravamo giovani quando ci siamo dedicati alla scoperta, all'esplorazione, quando quello che ci interessava era scendere più profondo e vivere sul fondo del mare, recuperare i resti di una grande galera romana, affrontare gli squali. La gioventù è grintosa, entusiasta, totale, egocentrica, spericolata. Eravamo giovani e pensavamo a noi stessi, alla realizzazione dei nostri sogni. Poi siamo diventati adulti, dunque più altruisti, più riflessivi. Allora l'interesse maggiore è diventato quello di raccontare le nostre esperienze, di coinvolgere gli altri nella nostra avventura. Lo scopo della vita è divenuto quello di infiammare gli animi, di accendere gli entusiasmi. Ci siamo resi conto che un uomo da solo non è nulla, se non si rapporta a quelli che lo circondano. Attraverso le immagini, attraverso i racconti, le esperienze vissute cambiavano forma, acquistavano spessore. Solo attraverso la divulgazione, la crescita dei singoli poteva diventare la crescita dell'intera umanità. Solo così il patrimonio di ognuno poteva entrare a far parte della cultura di tutti. Oggi abbiamo percorso il mondo in lungo e in largo, ne abbiamo svelato e raccontato i segreti. Ora bisogna impegnarsi per conservare tutto questo. Ora si deve far sì che le immagini dei film, le storie dei libri, non rimangano fini a se stesse. Bisogna lottare perché tutti abbiano diritto ad una vita felice, in un pianeta ancora integro. Continuò poi a catalogare moltissime specie, nelle centinaia di immersioni che si ripetevano giorno dopo giorno, prima di partire per l'Oceano Indiano. A volte passavano intere immersioni a filmare e interagire con creature che si presentavano senza alcuna paura, ad un gioco fatto di curiosità reciproca. Dalla cernia dalla punta nera, al trigone dalle macchie blu, il pesce palla gigante, il pesce leone,